Ha confessato di aver ucciso Natale Caravello perché si era opposto al fidanzamento con la figlia. Si è risolto così nel giro di poche ore l'omicidio avvenuto ieri sera nel rione palermitano di Brancaccio. Alessandro San Marco, 20 anni, nipote del boss Giuseppe Bronte, si è presentato ieri sera alla caserma Carini dei Carabinieri in Piazza Verdi, accompagnato dal suo avvocato. Il giovane è stato portato poi alla mobile, dove è stato interrogato. Ha raccontato che ieri sera in via Matera c'è stata l'ennesima discussione finita in lite. L'uccisione di Caravello è stata un'esecuzione con due colpi a bruciapelo in testa e pare che l'arma sia una calibro 22. Ad allertare ieri sera il 112 sono stati alcuni residenti che hanno chiamato dicendo di aver sentito dei colpi d'arma da fuoco. Gli agenti di polizia hanno trovato Natale Caravello disteso a terra vicino ad uno scooter. La madre della vittima, accorsa sul luogo del delitto, si è sentita male ed è stata soccorsa dai sanitari del 118. Caravello era molto conosciuto nel quartiere Brancaccio, ma era anche noto alle forze dell'ordine. Il 47enne ucciso, infatti, avrebbe una serie di precedenti per furti e rapine. Tra i colpi messi a segno, quello in un negozio di abbigliamento nel centro di Palermo la notte del 23 marzo del 2009, quando con una banda di complici con il volto coperto da maschere di carnevale portò via merce per 500.000 euro. La vittima avrebbe anche partecipato a diverse rapine di banche nel Milanese, per le quali è stato arrestato nel 2014. Per Alessandro San Marco, il sostituto procuratore Gianluca De Leo ha disposto il fermo, l'omicida reo confesso è stato portato in carcere.